Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, washed my sins away. Oh happy day. Almeno quello l'avete capito. Buongiorno, cari amici. Voi, tu che mi stai guardando, stai ascoltando, sei il mio tesoro in questo momento e ti voglio bene. Veramente ti voglio tanto, tanto bene. E che Dio ti benedica. E non pensare che ho dimenticato. Ti sei svegliato con un sorriso? Certo, bisogna svegliarsi sempre con un sorriso. Sì. Hai dormito bene? Sono contenta che state ascoltando. Veramente che Dio vi benedica. Detto quello, andiamo subito alla lettura di oggi. Cosa dobbiamo leggere? Oggi leggiamo di nuovo dal libro di Deuteronomio. Questa Bibbia è fantastica. Da quando ho cominciato a fare questo, le cose per me stanno andando sempre meglio. Cioè, le cose stanno muovendo nella mia vita in maniera meravigliosa, meglio di prima. Quindi sono contenta e spero che anche per te, perché più che ascoltiamo la parola di Dio, più che le cose vanno bene. Allora, leggo oggi da capitolo 3, Deuteronomio, capitolo 3, versetto 22, e poi leggerò anche capitolo 7, versetto 17 e 18, e poi 21 probabilmente. Ok? Quindi andiamo subito a leggere tutti e due, tre, e poi ne parliamo un po' e poi preghiamo, ok? Come facciamo ogni giorno. Allora, versetto 22 del capitolo 3 dice: Non li temete, poiché il Signore, il vostro Dio, combatterà per voi. Non li temete, poiché il Signore, il vostro Dio, combatterà per voi. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci difende, che combatterà per noi. E Dio lo farà. Wow! Wow! Cerco di trattenermi. Leggiamo adesso dal capitolo 7, versetto 17, che dice: Forse dirai in cuor tuo, forse direi in cuor tuo, queste nazioni sono più numerose di me. Come potrò scacciarle? Non le temere. Ricordati di quello che il Signore, il tuo Dio, fece di Faraone e a tutti gli egiziani. Scusate, egiziani, però. Quello che sta dicendo qui è: guardando la grandezza, la difficoltà della situazione, non dire nel tuo cuore non ce la faccio. Se è talmente grande, dice che Dio combatterà, cioè Dio ti aiuterà. Ti aiuterà a superare questa situazione, ti aiuterà a vincere questa difficoltà, ti aiuterà a, come si dice? Saltare e andare dall'altra parte e riuscire a fare questa cosa. Quindi non devi temere, non devi avere paura. Non li temete, non importa cosa sia. È una persona, non importa, non avere paura. Non temere nulla. Non ti spaventare di niente. Leggo versetto 21 di capitolo 7 che dice: scusate perché qua la lettera, non ti sgomentare per causa loro, perché il Signore, il tuo Dio è Dio grande e terribile. Può darsi che è come se sei sul mare e c'è una tempesta. Non importa, perché finché tu sai che Dio è con te, non devi temere. Allora,
Io ho imparato a vivere ogni giorno sapendo che non sono mai da sola. Mai, mai. È per quello che non mi annoio mai. Non mi annoio perché so che non sono mai da sola. Dio è sempre con me. Io cammino, vivo questa realtà ogni giorno, tutti i giorni, tutto il tempo. Ecco perché riesco a sorridere, ecco perché non importa la difficoltà che mi ritrovo davanti, so che sono una vincitrice comunque. Perché Dio è con me. Se non ce la faccio con la mia forza, Lui lo farà. Lui lo farà. E come dice comunque il libro dei Romani, capitolo 8, versetto 28, che sappiamo che ogni cosa lavora per il nostro bene. Noi che amiamo Dio. Quindi, ogni cosa, tutte le cose, il bene e il male, tutto si cooperano, lavorano insieme per il mio bene. Anche quando le persone si mettono insieme per farmi del male, stanno facendo una cosa solo, il mio bene. Perché quella cosa lì che pensano di fare del male a me, Dio lo girerà a mio favore. Cosa ne pensi? Non è una bella cosa? È una bella cosa. Perché se Dio lo fa per me, lo farà anche per te. È quello che ti sto dicendo stamattina. Quindi non devi temere la situazione. Non devi temere avere. Oh, sai che alcuna gente, c'è qualcuno che quando arriva il weekend dice: "Oh Dio, ah, ha paura di vivere il weekend." E non riesci a godere la giornata. Da oggi non avere paura. Rilassati. Stressata, stressato, rilassati. Ciò che riesci a fare, fallo. Ciò che non riesci, lascia che Dio ti aiuta. È ancora meglio se facciamo aiutare da Dio anche nelle cose che pensiamo che siamo in grado di fare. È quello che faccio io. La verità è che io non mi fido dell'uomo. Mi fido di Dio dentro l'uomo. Così non sono mai delusa. Perché io mi fido di Dio. L'uomo mi può deludere, ma Dio mai. Dio mai. Quindi, ti ripeto ancora una volta, magari per ogni giorno per il resto di quest'anno mi sentirei dire: non avere paura, non temere. E non ti spaventare di niente, di nessuno, di nessuna circostanza, non importa quello che ti viene contro, Dio è con te. Il Dio che è con te è Dio grande. Questo Dio sa tutte le cose. La Bibbia dice che Lui conosce la fine di ogni cosa sin dall'inizio, appena la cosa si nasce. Dio sa tutta la strada fino alla fine e sa dove va a finire, sa tutte le strade che farà. Quindi Dio sa il tuo inizio e anche la tua fine. Dio sa dove andrai a finire. Quindi se Lui ti dice non temere, è meglio così prendi la strada giusta per arrivare alla fine bene. Quel fine che Lui ha per te, che è un fine di bellezza, di bontà e delle benedizioni. Quindi non temere, perché questo Dio è Dio che ha creato il mondo. Lui non è limitato dallo spazio, non è limitato da tempo. Non c'è niente che li può prevenire di aiutarti, perché con questo Dio ogni cosa è possibile. E quindi perché devi temere? Perché non ti puoi fidare di Lui? Non è limitato da tempo. Io e te siamo limitati da tempo e dallo spazio. Ma Lui no. Assolutamente no. E ha tutte le autorità e tutta la potenza. Quindi, ancora una volta, non temere, non avere paura e non ti spaventare di niente, perché il Dio, il mio Dio, il nostro Dio, combatterà per te. Il nostro Dio aprirà la porta per te e andrà di fronte a noi e ci aiuterà. Preghiamo ancora una volta. Credimi, è la verità. Forza, fidati di Dio. Così, Padre nostro, il mio Padre, il mio caro Padre,
Tu sei mio padre perché non conosco nessun altro padre. Tu sei sempre stato mio padre. Tu sei sempre lì quando ti chiamo. Il tuo amore per me è una cosa che non so come spiegare, ma comunque padre, stamattina ancora una volta ti chiedo che tu benedici tutti questi cari amici miei, il fratello che sta guardando, la sorella che sta guardando, l'amica. Dio, ti chiedo le tue benedizioni su di loro, le tue benedizioni sulla loro famiglia. Dio, che dai la risposta alle domande che hanno nel loro cuore, perché tu puoi vedere il loro cuore, tu conosci loro, sia per nome, di tutto di loro lo sai, Signore. Sai cosa accadrà domani, sai cosa accadrà, cosa faranno. Quindi Dio, ti chiedo, aiuta ogni persona che mi sta ascoltando ora tramite questo video. Dagli una mano, nel nome potente di Gesù. Dagli la forza, nel nome potente di Gesù, affinché non si spaventino. Grazie perché tu mi ascolti sempre. Ti do la gloria, nel nome potente di Gesù. Amen. E ancora una volta, sii incoraggiata, incoraggiato, e sii benedetto, benedetta, perché tu sei figlia di Dio. E ci vediamo ancora domani. Ciao.